Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming! Quest'oggi su Destiny voglio parlarvi della sferzata di Timur, il cannone portatile dello stendardo di ferro è al momento in vendita. La sferzata di Timur sarà caratterizzata da una cadenza piuttosto bassa, ma da un impatto veramente elevato, quasi al massimo, e senza ombra di dubbio uno degli impatti più alti di tutto il gioco. I perk con cui sarà al momento in vendita saranno bonus di prestazione che vi farà ottenere dei colpi bonus nella vostra riserva quando effettuerete una kill con questa arma, un'uccisione intendo, e gestione della folla che aumenterà i danni per un breve periodo di tempo sempre quando effettuerete un'uccisione. Ed inoltre nel secondo ramo di potenziamento sarà già in vendita con i proiettili esplosivi, ma come ben saprete, come tutte le armi dello stendardo di ferro, sarà possibile riforgiarla per averla con altri bonus, con bonus differenti, sempre a caso, e sempre al costo di due particelle di luce. I bonus migliori che io consiglio per quest'arma sono Momento Zen, che aumenterà la stabilità dell'arma quando infliggerete danni a un avversario. Mentre per quanto riguarda il secondo bonus e il secondo ramo di potenziamento, vi do due possibilità. La prima, per chi come me volesse concentrarsi in situazioni in cui dovrà fronteggiare più di un nemico per volta, consiglio di ricercare esploratore da campo che aumenterà i caricatori fino a 13 colpi e gestione della folla che, come ho detto prima, aumenta il danno quando effettuerete un'uccisione per un breve periodo di tempo. Questa pistola sarà molto utile in situazioni in cui c'è un nemico, lo uccidete e ne arriva subito un altro, voi avrete ancora colpi da sparargli addosso e avrete i danni aumentati, oltre alla stabilità già aumentata grazie al Momento Zen che deve essere quasi obbligatoriamente presente. E così facendo avrete buone possibilità di uccidere entrambi i nemici. La seconda possibilità invece consiste nell'avere proiettili esplosivi per avere un danno maggiore, un danno splash, un danno d'aria, si intende, e che crea molto disagio all'avversario che viene colpito appunto da questa tipologia di proiettili. E o round finale che potenzierà l'ultimo colpo nel caricatore, ma che personalmente sconsiglio, o fortuna nella camera, che renderà un colpo nel vostro caricatore, quindi un colpo dei 7 a vostra disposizione di base, più dannoso. E questo settaggio vi servirà principalmente per fronteggiare i nemici nell'uno contro uno, per cercare di avere una sorta di fortuna appunto con questo perk. Sinceramente non mi piace troppo come cannone portatile, perché ok, ha un danno mostruoso, ma per quanto riguarda la stabilità di base e la cadenza sono un po' troppo basse per i miei gusti, e sono sicuro che contro un'ultima parola, un aculeo o revolver di gran lunga superiori perderete in ogni caso, qualsiasi bonus voi abbiate trovato. Proprio per questo motivo consiglio sì di utilizzare questi settaggi perché senza ombra di dubbio sono i bonus migliori da utilizzare su un'arma del genere, ma di prendere proprio la sferzata di Timur con le pinze. Si potrà utilizzare benissimo tanto nel PvE quanto nel PvP, ma c'è da fare una premessa. Per quanto riguarda il PvE, si può utilizzare, ha un danno mostruoso, ma la cadenza veramente bassa la renderanno molto pesante a lungo andare. E diciamocelo, il 90% dei giocatori, se dovessero utilizzare un cannone portatile nel PvE, utilizzerebbero un'arma con danno elementale, come ad esempio la sorte fatale, la parola di Crota, o magari qualche arma con qualche caratteristica particolare, come ad esempio l'aculeo. Ma raramente direbbero: io utilizzo il ma che diavolo, io utilizzo il caso, io utilizzo appunto la sferzata di Timur, perché ok, ha un danno mostruoso, ma allo stesso a lungo andare diventa molto pesante da utilizzare. E secondo me, per quanto riguarda i bonus, è meglio concentrarsi sulla componente del PvP. PvP in cui appunto quest'arma, vi dico, non sarà da utilizzare per fare party, toni stratosferici, non sarà il migliore cannone portatile presente nel gioco. Contro un aculeo, contro una ultima parola, verrete sfasciati inevitabilmente, per non parlare del falco lunare, giusto per citarne alcuni, che sono proprio i migliori. Ma il punto è che potrete utilizzarlo. Sarà da utilizzare ad esempio per una sfida personale, se vorrete cambiare un po' arma, sapete no, anche a me che ci sono armi top, proprio top categoria, però mi piace ogni tanto cambiare un po', mi piace variare un po', provare una nuova arma così, e la sferzata di Timur è perfetta per queste occasioni, perché comunque è un'arma pensata in teoria principalmente per il PvP, nasce dallo stendardo di ferro che è un evento esclusivo del PvP e comunque potrà farvi divertire. Con i giusti bonus potrete anche fare diverse uccisioni, ma non sarà l'arma che direte top gamma, come ad esempio accade con la menzogna di Felwinter, dove effettivamente è uno dei migliori fucili a pompa presenti nel gioco attualmente. Riassumendo, la sferzata di Timur è un ottimo cannone portatile che gioca molto sull'avere un danno elevato ma con una cadenza piuttosto bassa. Di fatto però non è un'arma top gamma, non è uno dei migliori cannoni portatili e potrà essere usato sia nel PvE che nel PvP, ma soltanto a scopo ricreativo, per così dire, just for fun, solo per divertimento, per variare un po' dalle solite armi. Motivo sufficiente per acquistarla e riforgiarla fino ad avere ottimi bonus? Direi proprio di sì. Alla fine un po' di varietà non fa mai male, anche nel proprio equipaggiamento.
Quindi ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda la sferzata di Timur. Per quanto riguarda le altre armi dello Stendardo, ne parlerò nel prossimo mese quando tornerà questo evento molto molto particolare, perché non avrebbe senso parlarne adesso di armi che non potreste lo stesso riforgiare o droppare, quindi diciamo che non avrebbe molto senso, ve ne sarete già dimenticati tra un mese di quello che vi direi adesso, quindi semplicemente aspetterò. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito a lasciarmi il vostro feedback qui sotto, passate dalla pagina Facebook, condividete il video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo al prossimo. Ciao a tutti ragazzi!